Allora, come attività di polizia amministrativa bisogna distinguere tra l'attività che abbiamo svolto prima che venisse attuata e differenziata e quella, l'attività successiva, perché la prima si trattava di attività di controllo del rispetto degli orari per quanto riguarda il conferimento nei cassonetti, successivamente invece l'attività è cambiata. Dal 12 ottobre noi abbiamo istituito il nucleo di polizia ecologico. E da 12 ottobre del 2017 ad oggi noi abbiamo elevato 457 verbali e abbiamo impiegato 280 servizi di pattugliamento e 560 uomini e ci siamo avvalsi di 4 telecamere con una gittata di 50 metri. E la notizia ve la comunico, abbiamo già potuto acquistare altre 2 telecamere con una gittata di 500 metri, quindi in questo caso potremo operare con più facilità e meglio. Per quanto riguarda in concreto le attività che abbiamo svolto noi, diciamo, abbiamo detto 457 verbali per violazioni, abbandono o rifiuti pericolosi di cui l'articolo 192 del decreto legislativo 156-2006, ma non ci siamo soltanto fermati a questo, nel senso che abbiamo fatto anche 28 contravvenzioni per violazione dell'articolo 15 del codice della strada per deposito e imbrattamento delle sedi stradali e abbiamo anche elevato 32 contravvenzioni all'attività commerciale che esponevano i contenitori non rispettanti il calendario previsto. Sono stati altresì sono stati contestati 35 verbali, 22 sono stati contestati mediante utilizzo di apparecchiature video fotografiche, 50 mediante rinvenimento, 8 ci sono 8 accertamenti in corso, nel senso che a fronte di circa 1.600 ore di pattugliamento, come phone back c'è anche un background che significa che bisogna anche andare a controllare 1.600 ore di filmati e quindi la situazione diciamo che è ancora in itinere. Inoltre, voglio dire pure un'altra cosa importante che con una mia nota che è stata indirizzata al Libero Consorzio dei Comuni, è stato interessato affinché provveda alla raccolta dei rifiuti che sono stati sparsi al di fuori del centro urbano, perché l'articolo 160 della legge regionale 25 del 1933 demanda a tale ordine di raccolta e smaltimento al Libero Consorzio Comunale. Quindi ho diffidato il Libero Consorzio Comunale di adempiere a quanto prescritto la normativa, significando che in mancanza avrebbe provveduto questa amministrazione con riserva di esercizio rivalsa per il danno che abbiamo patito, sia economico che quant'altro. Abbiamo anche, colgo l'occasione per ringraziare anche il signor Procuratore della Repubblica, il dottore Patronaggio, che ha istituito una task force con altre forze, con il corpo forestale, per sempre combattere questo fenomeno di inciviltà. Il mio invito a tutti è quello di rispettare le norme, le ordinanze sindacali anche l'ordine di legge, perché è un fattore sul quale non intendiamo demordere. Anzi, con l'avvento della stagione estiva, le 10 pattuglie che sono attualmente in servizio saranno aumentate da 10 a 16 per controllare il territorio in maniera ancora più diffusa, perché con la stagione estiva le famiglie si trasferiscono anche nelle campagne, nelle sedi, diciamo, di mare e quindi richiede una maggiore attenzione. Se ci sono domande di carattere tecnico.